E questo l'abbiamo capito. Quindi fare una chiamata a un cretino non penso che costa tanto. Quando lui ti dice chiamami, fammi chiamare, perché tu non l'hai chiamato? Ma che non l'hai fatto chiamare? In quel momento lì non stavo neanche capendo dove cavolo mi trovavo. Però... ho visto lui che mi rideva in faccia, non ho più capito niente. Faccia, ma d'accordo le cose, allora se mi mettevo d'accordo, colpa mia, se mi mettevo d'accordo. Scusa, alla fine è colpa mia. Quindi mi sono d'accordo, dimmi che alla fine è colpa mia. Se mi mettevo d'accordo, allora non mi potevo mettere d'accordo con la chiamata e chiamarlo subito dopo. Cosa? Se mi, no, secondo me mi è sfuggita di mano la situazione. Secondo me mi è sfuggita di mano. Volevo, dato che tutti questi secondo me vi è solo sfuggita di mano. Ma sfuggita eravate di messi cosa? D'accordo bene, però poi vi è sfuggita di mano. Ma perché cosa? Voi pensavate che Gianni non andava a fondo. Credi quello che vuoi. Secondo me sì, quello che vuoi. Adesso, senza telecamere, senza niente. Ma io l'ho detto a Michele se vogliono. Ma adesso è tutta cosa a posto, non ha senso. Comunque dopo. Chiamandola adesso, cosa devo fare? Io l'ho detto poi alla redazione, vi ho detto fate quello che volete adesso, fate quello che volete. Ma sì, prima. No, prima io non avevo la sua autorizzazione di una persona che non vuole andare in televisione. Maria, stiamo parlando di una persona che è inutile parlare con lei. Ma dal momento in cui ti hanno detto che potevi chiamarla senza telecamere, con le telecamere spente. Anche nel camerino. Michele te l'ha detto nel camerino quando eravamo sopra. Me l'ha detto quando eravamo Fabio sopra. Dopo.